mangiare di te, avrei fatto la mia rivoluzione. In Virginia il signor Brown era un uomo più antirazzista, un giorno sua figlia sposò un uomo di colore, lui disse bene, ma non era di buon umore. Si parlava di prendere coscienza e di liberazione, tutte cose giuste per un'altra generazione. Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea, è soltanto un'astrazione. Se potessi mangiare un'idea, avrei fatto la mia rivoluzione. Tutto il Rinascimento e buona parte della cultura occidentale, perché lo Zen ha capito che esiste un bello dell'asimmetrico, un bello del disarmonico, un bello del negativo, un bello dello spazio e non soltanto del contenuto spaziale. Quindi tutto quello che fa parte del vuoto, del silenzio, che trascura e viene trascurato continuamente dai nostri paesi, in questi paesi è una delle basi della conoscenza. Ecco per esempio una grande idea di cui per solito non ci facciamo responsabili. C'è un'idea, secondo te, passata? Idea per la quale varrebbe la pena di impegnarsi fino alla morte? Sì. Ah, ma per me neanche per sogno.